Amici sportivi, appassionati di palio, ben ritrovati in diretta come ogni giovedì per un nuovo appuntamento di Verso il Palio, puntata divisa in due, prima una parte istituzionale, poi una parte sportiva con i fuochi d'artificio nel vero senso della parola, perché nelle scorse ore è successo di tutto in una borgata con il ritorno di vecchi guerrieri gloriosi. Prima però la prima parte con i sindaci. Benvenuto al sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, al sindaco Buonasera, della Spezia, ciao. Pierluigi Peracchini. Buonasera. Abbiamo con noi anche il sindaco di Porto Venere, Matteo Cozzani, e Buonasera. insieme a loro il presidente del comitato delle borgate, Massimo Giannello. Ben ritrovato. Buonasera. In sovrimpressione i nostri riferimenti, SMS, WhatsApp e mail, li potete vedere proprio qui, quindi potete già iniziare a scriverci anche eventualmente per domande per i primi cittadini dei tre comuni del Palio. Non a caso la disposizione, sindaco Paoletti, l'abbiamo messa vicino allo stendardo del Palio, perché lo scorso anno è stato un altro anno storico per la borgata dell'Erici. La borgata, dobbiamo dirlo, negli ultimi 10 anni che è cresciuta di più delle quattro borgate del suo territorio e si è delle cinque borgate del suo territorio, Giannello precisa, anche se Muggiano è a metà, No, ma è nuovo. dobbiamo dirlo, l'Erici che lo scorso anno si è riportato a casa il Palio. Poi parleremo anche delle problematiche, delle evoluzioni di alcuni problemi degli anni scorsi di alcune borgate, però il Palio ad oggi è all'Erici. Sì, il palio oggi è all'Erici, insomma, ce lo siamo meritati, due pali sono all'Erici, ce lo siamo meritato, diciamo. Il Muggiano dicevi prima, Ma allora metano. il Io la sento Muggiano Lericino, il lo Muggiano, mettiamo perché sono molto sotto affezionato, l'Erici? Lo sì, mettiamo sempre all'Erici, stato cioè, sotto Peracchini se ne l'Erici. Ma farà una poi io sono borgata. particolarmente affezionato al Muggiano, quindi Quando sono un vince Santerenzino. Quando Quando vince perde dispetto. Ma noi sappiamo secondo quando c'è da stringere i denti è di Lerici, perché siamo. è vero, noi No, siamo ma. cittadini. Ma insomma, la borgata del Muggiano è una delle più attive. Lerici l'altro anno ha vinto con un palio storico, una vittoria clamorosa. È stato bravo. La borgata è una borgata che si dà da fare, che partecipa, è sempre carica, diciamo, e quindi non poteva che ottenere prima o poi un risultato così importante. Quest'anno le cose forse sono un po' cambiate, ma siamo sempre lì, insomma, i muscoli sono carichi e io penso che, insomma, faremo bene sia all'Erici ma anche le altre borgate. Vedo anche il Tellaro che ha fatto qualche buon risultato, un po' a sorpresa forse, però insomma quando c'è la voglia di fare, insomma poi i risultati si vedono. Sindaco Peracchini, è passato un anno dalla sua elezione, dal suo, diciamo così, primo palio che è venuto subito dopo, la sua elezione a primo cittadino della Spezia. In questo anno che percorso ha seguito e nello stesso tempo, che cosa ha scoperto di nuovo di questo mondo? Beh, è un mondo affascinante, un mondo che ti richiama anche un po' alla storia, quindi al fatto che dobbiamo valorizzarlo sempre di più. Noi l'abbiamo portato in Cina, l'abbiamo portato a Nanin e a Zhuhai, due città che insieme fanno 10 milioni di persone. Abbiamo fatto vedere proprio il filmato, purtroppo l'unica cosa che ha stonato è la vittoria chiaramente dell'Erici, perché il filmato era l'anno scorso, però sono stati tutti affascinati da quelle immagini, dalle immagini dell'agonismo, della partecipazione popolare e soprattutto poi a Zhuhai eravamo con 12 delegazioni di tutto il mondo, dal Canada al Giappone, alle isole Cook, alle isole Niue, cioè insomma veramente tutto il mondo. È stato veramente un momento emozionante, ripercorrere quelle che per me sono state le prime giornate da sindaco e soprattutto cercare di capire come fare a valorizzare questa cosa che abbiamo, questi quasi secolo di vita del palio e il lavoro enorme che fanno le borgate, una cosa bella che si unisce alla nostra storia e ai nostri prodotti. Un prodotto secondo me che dobbiamo ancora valorizzare. Purtroppo servono molte risorse. E da questo punto di vista dobbiamo impegnarci un po' tutti di più a trovarle proprio per rendere un prodotto unico al mondo. Quindi
prossimo anno primo vogatore cinese nella storia del palio. Beh, intanto sì, verranno, la promessa è che verranno, sarebbe interessante. Qualcuno è già integrato in città, ci mancherebbe, esatto. O in qualche paese. Magari alla Sagola. Timonare. Cominciamo da lì. Sono leggeri. Matteo Cozzani è il più giovane dei tre sindaci che abbiamo, ma è quello che ha più tradizione nel mondo del palio, perché è stato anche vogatore, ha vinto un palio junior. Dobbiamo dire che il comune di Porto Venere negli ultimi anni si è tolto più di una soddisfazione e anche quest'anno ha un equipaggio strafavorito per la vittoria finale. Tu lo sai che sono scaramantico in una sola occasione, che è quella del palio, per cui non mi esprimerò in merito alle eventuali vittorie di qualsiasi borgata durante questa stagione. Sicuramente abbiamo delle buone possibilità, questo è indubbio. La stagione fino ad oggi ha dato degli ottimi risultati in ogni categoria, sia juniores che nelle donne e che nei senior, con diverse borgate del nostro comune. Hai fatto bene a sottolineare il fatto che comunque in questi anni ci siamo tolti diverse soddisfazioni, anzi credo che come amministrazione non abbiamo mai lasciato un palio in tutti i 5 anni precedenti della punta amministrazione che abbiamo appena concluso, anzi abbiamo sempre vinto almeno una gara la prima domenica di agosto, e questo è così un portafortuna che ci portiamo avanti da diverso tempo. Quest'anno, ripeto, ci sono delle buone probabilità, però non voglio assolutamente sbilanciarmi, perché in questo caso porta assolutamente sfortuna, e sapete che io scherzo sempre, faccio gli auguri alle altre borgate dei miei colleghi sindaci. Sicuramente sarà un palio combattuto in tutte le categorie, vedo molto difficile capire chi sarà l'armo vittorioso negli junior, che mi sembra la gara più combattuta, e nelle donne. Nei senior ci sono... Anche se c'è qualche novità ultimamente che potrebbe rimettere in gioco. Per dire, no? Nei senior c'è qualche enigma che dovrà essere risolto di qui alla prima domenica d'agosto, vedremo subito domenica come saranno i risultati. Ho visto sorridere il sindaco Peracchini, che è aggiornatissimo anche sul Vogamercato, e sappiamo che c'è una borgata storica che ha fatto 2 acquisti recenti nel mercato degli svincolati, diciamo così. Massimo Gianello, come comitato delle borgate, intanto chiedo alla regia di mandare in onda anche le immagini dell'allestimento del villaggio del Palio con qualche novità. Diciamo che comunque il lavoro è quello di sempre, che vi accompagna, insomma, per tutto l'anno. Di più? In effetti quest'anno... Io è da 12 anni che... Sì, purtroppo lo so, quest'anno devo dire che è stato secondo me un investimento importante, non tanto, come si dice sempre, per la gara fino a se stesso, la domenica, poi è quella, la gara è quella e rimane quella, ma per tutto quello che ci eravamo detti da tanti anni, e finalmente quest'anno secondo me abbiamo fatto un passo importante da quel punto di vista lì, per tutto quello che riguarda un po' il contorno della giornata del palio, partendo già dal villaggio, che veramente diventerà secondo noi un villaggio importante e sarà probabilmente un fiore all'occhiello. È un impegno, abbiamo creato una squadra secondo me importante, dove ci siamo appunto noi con il nostro volontariato, il comune, con un assessore che si è buttato a testa bassa, devo dire, per fare poi la cosa che ci serve più, trovare risorse, perché comunque per fare le cose meglio ci vuole sempre più risorse. E anche tanti professionisti, alcuni che tanti anni che lavorano con noi, alcuni hanno cominciato quest'anno, ma erano già da tanti anni fa, hanno fatto, per dire, il logo del Palio, quello ufficiale, era stato già fatto 10-11 anni fa da Progetto 3. Quest'anno abbiamo chiesto che si reinserissero anche loro a darci una mano, perché oltre che a dei professionisti, comunque a noi ci servono persone che amano il Palio. Quindi abbiamo fatto proprio un gruppo omogeneo, dove c'è sia volontari ma che professionisti, però che tutti
per il solito principio di amare il Paglio e cercare di fare meglio, senza guardare i ruoli di uno e i ruoli dell'altro, però tutti dalla scopa a mano al disegno, cioè voglio dire, stiamo facendo di tutto. È chiaro che si sta lì dalla mattina alla sera. Mi dispiace che ogni tanto, quando sono in passeggiata, magari si sente dire, vabbè, in fin dei conti voi arrotondate, noi non arrotondiamo, noi ci rimettiamo, e questa è la cosa che più mi dispiace. Ah, c'è qualcuno gente, che lo dice, sì. La gente che pensa che perché tre o quattro scemi, io dico tre o quattro scemi, come tutte le persone di Borgata, stanno lì dalla mattina alle 8, alla sera alle 8 per vedere che tutto funzioni, si pensi che chissà che torna conto hanno. Ci rimettiamo dei gran soldi, del gran tempo, della gran fatica, e vedere che c'è gente che pensa che magari ci guadagniamo, non dispiace, ecco, perché noi ci mettiamo solo la nostra passione, poi non è che siamo professionisti, per quello ci sono quelli preposti. Quindi però, Giannello dice stasera il Comitato delle Borgate, sì, lo voglio ribadire, perché è un organismo che fa volontariato. Sì, noi l'abbiamo messo. Il primo articolo che c'è nel nostro regolamento è che nessuno di noi può prendere dei rimborsi. A suo tempo, poi voglio dire, uno dei tre sindaci c'è stato al nostro interno, sa cosa vuol dire, quello che ci rimettiamo e cosa ci impegniamo. Quindi sentire... Non è una fondazione come quella del Carnevale di Viareggio, del Palio di Siena, è un organismo. Lui che sta, si è salvato, che c'è stato solo due o tre anni, ci ha rimesso poco, poi se n'è andato. Va bene. Però, okay, ma, però ecco, diciamo, piacere di dire queste cose, perché è giusto riconoscere almeno questo. Insomma. Sindaco Paoletti, da casa ci scrivono che comunque i pali negli ultimi anni a Leri ci sono stati tre, è vero? Certo. Abbiamo visto anche nel palio femminile, qualche anno fa anche nel palio senior. A proposito delle sue borgate, Lerici una borgata in evoluzione che si è molto irrobustita anche dal punto di vista organizzativo, San Terenzo in crescita, mentre le note dolenti sono ancora quelle, al di là di Tellaro, che è difficilissimo dal punto di vista logistico, della Venera Azzurra, che comunque porterà una barca comunque al palio. Lì che problemi ci sono per dare costanza comunque ad un lavoro di borgata per garantire un palio sempre migliore anche alla Venera Azzurra? Ma lì i problemi sono essenzialmente di avere una partecipazione più ampia, ecco, di persone. Noi abbiamo Irene Lombardi, che è una bravissima presidente, e si dedica in modo veramente attento e con tanta volontà, e ci tiene molto, anche emozionalmente è molto coinvolta, quindi a me piace molto come persona. E devo dire che il problema più che altro è creare intorno a lei una squadra che sia una squadra che sostenga la borgata, che ci sia, garantisca una partecipazione più forte. Ecco. Però su questo fronte penso che a breve daremo risposte importanti, la soluzione l'abbiamo trovata, si tratta di attuarla, è vero, il Presidente sorride. Quindi Sindaco, che sia... bisogna dare atto anche al Sindaco Paoletti, che comunque la questione Paglio la tiene molto. Ci anticipi qualcosa, Sindaco? È un'occasione in diretta televisiva. No, anticipare ora, io insomma, abbiamo un po' coinvolto quelle che sono le realtà locali più importanti. Quest'anno abbiamo una Lega Navale che sta lavorando molto bene con Maurizio Moglia, che sta, diciamo, è sul territorio, ha cominciato ad avere un peso proprio sul territorio di Lerici in tante manifestazioni, le vele lattine, questo e quell'altro, e l'ho convinto a occuparsi anche un po' di Paglio, quindi ad occuparsi di Venera Azzurra. Stiamo un po' facendo un ragionamento, ora non voglio anticipare troppe cose perché magari poi nel direttivo devono parlarsi e non voglio, però abbiamo fatto dei ragionamenti approfonditi, no, e io non penso c'è un problema che... di strutture, ma un problema comunque di organizzazione della borgata, che a mio modo di vedere sono certo che si risolverà sia sotto il profilo delle persone che sotto il profilo logistico, perché le risposte arriveranno presto. Ecco, Sindaco Peracchini, La Spezia come comune capoluogo ha proprio un assessorato dedicato al palio. Se l'è dato una finalità per arrivare
a quale obiettivo alla fine del suo mandato dal punto di vista di crescita di questa manifestazione? Ma sì, abbiamo un assessore dedicato, bravissimo, che insieme a Giannello e a tutte le borgate stanno cercando di fare un salto di qualità al Palio. Già quest'anno vedrete una cosa nuova, mai vista, una cosa che inizialmente potrebbe lasciare un po' così e poi invece vedrete la storia del nostro porto, del nostro golfo, l'identità delle borgate dentro uno scatolone che è il contenitore di ogni borgata con qualcosa di veramente unico e quindi cominceremo a fare un salto in avanti. Non è un percorso semplice, è vero, Giannello fa bene a dirlo, a ribadirlo, perché solo grazie a persone come lui e come tutte quelle che si stanno dando una mano per realizzare un mese di spettacolo sostanzialmente, perché quest'anno sarà veramente dal 12 luglio alla prima domenica di agosto un percorso emozionante e che si concluderà con la gara, che però va oltre la gara, veramente. Quest'anno è l'occasione per andare sulle televisioni nazionali, come abbiamo fatto l'anno scorso, ancora di più, ma anche internazionali. Noi abbiamo fatto veramente dei passaggi importanti, ora speriamo che il prodotto diventi veramente apprezzabile per promuovere tutto il golfo nel mondo. Io so e sono convinto che l'assessore Casati sta facendo un lavoro che si vedrà poi nei prossimi anni quale veramente utilità avremo. E questo ci farà insomma, anche avere più risorse, perché quando hai un prodotto bello, vincente, partecipato dal popolo, dalle borgate, che sicuramente dà delle emozioni, i ritorni saranno veramente all'altezza. Se posso dire sì, una cosa veloce, veramente Pierluigi devo fargli i complimenti, perché come è rigoroso nel valutare e considerare le spese e quello che comporta la gestione del Palio, quanto all'entusiasmo e la volontà invece di farlo crescere. Io devo dire è che è rigoroso? Sì, molto rigoroso. Ah, molto rigoroso. Sta dicendo che lei dice più generoso di lei. No, non sto dicendo questo. Sto dicendo solo che la generosità e a livelli di proporzione porto bene per il Palio non ha nessun tipo anche di paragone. Ricco, no, questo è sempre stato un po'. No, volevo dire che è rigoroso nel senso che guarda scrupolosamente dove si. Cioè, no, non fa spendiamo pur di spendere. Siamo attenti agli investimenti, insomma. Investimento, devo dire, giusto. Complimenti perché l'ho visto lavorare su questo fronte e mi è piaciuto tanto, veramente. Matteo Cozzani, la coinvolgo anche dal punto di vista sportivo perché posso farlo con lei. Cosa è successo? Possiamo già anticiparlo. A Cadimare, no? Cadimare, diciamo così, dopo tanti anni che fondamentalmente anche la borgata chiedeva un equipaggio competitivo, è nata un'opportunità e l'hanno voluta prendere al volo. Però sbarcando due ragazzi, così si dice, alcuni dicono diversamente che sarebbero stati loro a voler andare via, ne parleremo nella seconda parte. Fatto sta che sono tornati a vogare Zampieri e Liberatore. Liberatore per la prima volta contro i suoi infant prodigi, diciamo così, che vogano nel Fezzano. Tutto è lecito nel mondo del Palio in virtù della sua esperienza? Quasi tutto, diciamo. Credo di peggio. No, non è vero. Diciamo che non è vero. Fare carte false per vincere un Palio, quello sicuramente, però sono scelte tecniche, possono essere discussi o meno, chiaramente se la dirigenza ha ritenuto di fare queste scelte avrà ovviamente avuto dei motivi validi per farle. Non mi piace giudicare, non voglio giudicare perché conosco e ho vogato anche con diverse persone coinvolte nella situazione, perché sia col Muma che con Mirko e con Alfredo ho vogato, con Giuseppe ci conosciamo da diverso tempo, per cui non voglio assolutamente dare un giudizio su questa vicenda. Un mio allenatore diceva sempre che se per vincere il Palio occorresse mettere la testa sott'acqua saremmo tutti quanti dei sub, e aveva ragione, perché uno farebbe di tutto per vincere. Non voglio giudicare, ma
credo che nel Palio possa essere concesso anche azioni di questo tipo. Quindi Gonzani, Machiavellico dice il fine giustifica i mezzi. Nel Palio, nel Palio è così. Non sono scelte semplici, questo lo devo dire, e io a volte ho anche subito scelte di questo tipo, però poi col passare del tempo le cose si riappianano. Certamente all'inizio è dura digerire una cosa di questo tipo, e so cosa prova, che si prova anche a prendere decisioni di questo tipo, perché fare capo borgata oggi non è semplice, e più si avvicina il momento della prima domenica d'agosto, il momento fatidico in cui poi si scende in mare e si arriva al giudizio finale, e più ovviamente sono scelte difficili da prendere. Chiudiamo con Massimo Giannello. Da presidente del Muggiano lo avresti fatto, poi congediamo i sindaci. Guarda, bisogna trovarci, sì. Come dice Matteo, non sono scelte facili, perché comunque vai a toccare ragazzi che 10-11 mesi che tutte le sere salenano, e quindi non sono scelte facili. È chiaro che poi ogni situazione ha la sua storia, bisognerebbe viverla al proprio interno, sapere veramente cosa è successo, non è successo. Noi lo sentiamo per raccontato, quindi ognuno la dice alla sua maniera, poi bisognerebbe essere lì, viverla. Perché sai, poi non si sa mai di preciso dove ha la ragione, quindi... Lo chiederemo nella seconda parte della puntata, appunto. Perché avremo dei protagonisti e li chiameremo in causa. Un grazie per la loro disponibilità ai tre sindaci del Golfo, Leonardo Paoletti, Pierluigi Peracchini, Matteo Cozzani. Giannello, vuoi rubare troppo tempo anche ai sindaci? Hai parlato più dei un sindaci. Minuto solo, volevo dire che abbiamo parlato tanto del villaggio e tutto, però che è cambiato molto, quest'anno cambierà molto, vedrete quando faremo la conferenza stampa. Anche il modo di vivere i tre giorni, clou, venerdì, sabato, domenica in città. Abbiamo dedicato assieme all'amministrazione molto per fare vivere e dare importanza alle attività commerciali, cercato di fare in modo che anche proprio per Spezia diventi proprio per la città una festa. Questo ci tenevo, poi alla conferenza stampa sì. Ne parlerà. Va bene, inaugurazione il 12 luglio del villaggio del Palio, lo ricordiamo. Grazie agli ospiti di questa prima parte. Grazie a voi. Ora vediamo quello che è successo domenica a Cadimare per la pre-Palio di Cadimare, poi torniamo in studio con altri ospiti perché i temi sono davvero caldi e si preannuncia una seconda parte scoppiettante. A tra poco con Selene. Muggiano trionfa a casa dei Cadamoti, sesta vittoria stagionale per gli junior del Muggiano, la quarta per le Grazie femminile. A conquistare la combinata è nuovamente il Portovenere, che riesce a portare sul podio tutti e tre i propri equipaggi. Portovenere che gareggia con il fiocco nero in segno di lutto in memoria di Anastasia Verdemare, borgatara scomparsa all'età di 52 anni pochi giorni fa, nonché moglie di Fabio Fui, a bordo dell'Armo Senior che vinse nel 1978 con il Portovenere. La settima pre-palio si è svolta ieri a Cadimare. Le prime a scendere in mare sono state le ragazze e le Grazie è tornato a vincere. Alice Agrifogli, Marta Vannini, Sara Fonzi e Beatrice Nuzzello con Irene Mori al timone conquistano in 5-52-88 la quarta vittoria stagionale. Il Portovenere è arrivato secondo, taglia il traguardo molto dopo, 6 secondi più tardi. Sul podio si conferma il CRDD. Ottima prova del Fossamastra che ottiene il miglior risultato stagionale superando di un soffio il San Terenzo. Solo sesto il Cadimare, che precede l'Erici e Muggiano. Nessuna sorpresa tra gli junior, il Muggiano ottiene in 5-33-16 il sesto trionfo. Davide Menchini, Vittorio Buttafuoco, Giulio Acerbi, Emanuele Pelosi con Alessandro Ruffolo al timone superano il Cadimare per l'ennesima volta secondo. Più equilibrato dal terzo posto in giù, a salire sul podio è il Portovenere che precede un buon Fossamastra e poi le Grazie, Canaletto, Marola, CRDD e Fezzano. Tutto secondo pronostico tra i senior, il Fezzano di Leonardo Richiusa, Giacomo Mori, Marco Mazzolini, Diego Dimporzano con Alice Marcantoni si dimostra per l'ennesima volta superiore a tutti. I favoriti tagliano il traguardo in 11-19-93 collezionando la sesta vittoria. 5 secondi più tardi arriva il Fossamastra. Il Canaletto, dopo 4 sesti posti consecutivi, si avvicina alle posizioni più prestigiose superando un buon Tellaro. Delusi Cadimare e Muggiano, a seguire CRDD, Marola, Le Grazie e Lerici.
Già dalla prossima domenica si preannunciano delle sorprese, qualche stravolgimento a bordo del Cadimare. La prossima gara sarà quella organizzata dal Sant'Erenzo, in programma domenica prossima a partire dalle 17. Il tuo nuovo acquisto su misura? Da Gerardo, naturalmente. Gerardo Mobili propone una selezione di produttori delle migliori cucine venete, da sempre sinonimo di qualità. Vieni a trovarci. I nostri arredatori realizzeranno il tuo progetto su misura in base alle tue esigenze. Gerardo Mobili ti aspetta a Sarzana. È l'Ipercoop un'estate di risparmio. Fino al 15 luglio trovi caffè aroma italiano Kimbo 4 x 250 grammi a 5,49 euro e TV LED 22 pollici United da 99 euro. Inoltre tanti prodotti scontati del 40%. Promozione valida in tutti gli ipermercati di Coop Liguria. Lavoro come commerciante nell'impresa di famiglia. In qualche modo il mio lavoro mi agevola e la scelta di mandare i bambini al nido è stata dettata anche da riprendermi un po' i miei spazi dopo il primo anno di cura, quindi molto dedicato a loro. Il nido veramente può essere un valore aggiunto, scelto con criterio e con strutture veramente valide. Più sostegno alle mamme. Regione Liguria aiuta le famiglie a pagare la retta dell'asilo nido. Eccoci qua di nuovo in diretta, seconda parte di Verso il Palio, puntata scoppiettante, il Cadimare che sbarca due vogatori per prenderne altri due e un mistero che si sta sviluppando anche a Fezzano, quindi davvero ne parleremo con i grandi protagonisti di questa sera. Ben ritrovata Selene, ciao! Ciao Gianluca, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Direi di andare immediatamente a presentare i nostri ospiti di questa seconda parte di puntata. Abbiamo il piacere di avere qui con noi il capo borgata del Cadimare, Fabio Franceschetti. Buonasera. Buonasera. Al suo fianco Jacopo Conti, capo borgata del Fezzano. Buonasera. Buonasera. Ben ritrovato al nostro opinionista Gianmaria Marletti. Guarda come si sfrega le mani, si sfrega le mani perché gli argomenti sono belli tosti. Buonasera comunque, già subito, a mio agio. E riguardano anche lui, poi ne parleremo. E ben ritrovato anche al capo borgata del Marola, Gianni Cargiolli. Buonasera. E benvenuto all'allenatore dell'equipaggio femminile delle Grazie, Andrea Vanacore. Buonasera. Vi ricordiamo inoltre che alla fine di questa puntata, per non far mancare le polemiche, manderemo in onda un servizio realizzato in settimana dove ripercorreremo quanto accaduto nell'anno del non palio nel 1981, quindi seguiteci davvero fino alla fine. Prima di iniziare a parlare con i nostri ospiti, vi ricordo che da casa avrete modo di intervenire in diretta mandandoci una mail all'indirizzo diretta@teleliguriasud.it, in alternativa un sms al numero 331 70 70002, oppure nel metodo forse più semplice attraverso WhatsApp scrivendoci al numero 347 51 57503. E allora parliamo con il Cadimare, perché Fabio Franceschetti ce la deve spiegare questa scelta. Nessuno se l'aspettava, qualche rumors all'inizio della settimana, ma nessuno ci credeva. Fatto sta che in 4-4-8 via Tace Lubrano, al loro posto Liberatore e Zampieri. La versione della borgata. Allora, intanto
C'è da fare un certo tipo di valutazione, non è così semplice come si è visto dai vari commenti che ci sono stati sui social, su Facebook. Abbiamo visto di ogni tipo di commenti, quindi noi partiamo dall'idea che abbiamo sposato all'inizio dell'anno, quando in via di formazione dell'equipaggio abbiamo deciso di formarlo con Tacci e Alfredo e Mirko Lubrano. Sapevamo già dall'inizio che comunque non era una situazione facile, quindi con loro abbiamo fatto un certo tipo di valutazione. Non era facile perché? Non era facile perché comunque sappiamo bene che singolarmente hanno due caratteri completamente differenti e comunque già in passato hanno avuto modo di scontrarsi caratterialmente, quindi il rischio era quello. Quindi noi abbiamo... Quindi la società dice noi li abbiamo cacciati perché litigavano tra di loro? No, non perché litigavano tra di loro. È successo che comunque durante la stagione, che comunque non è stata delle più facili, per ben tre volte mi sono trovato per vari litigi, per varie discussioni, a quasi essere senza l'equipaggio, perché comunque non avevano un'armonia chiara a bordo, quindi soprattutto nell'ultimo periodo. Ora io faccio riferimento, facciamo presto arrivare all'ultima settimana, perché comunque l'epilogo è stato lì. Quindi parliamo della settimana prima della gara di Cadimare. Quindi al giovedì, durante l'ultimo degli allenamenti, c'è stato un episodio che comunque ha fatto traboccare il vaso. Ecco, insomma, infatti tra il giovedì e il venerdì, il venerdì sera abbiamo organizzato una riunione, io, il direttore sportivo, i ragazzi e l'allenatore. In questa riunione sono state dette tante cose, abbiamo provato a chiarire, a far parlare i ragazzi tra di loro, sperando comunque di trovare un punto chiave che risolvesse la situazione. Alla fine di questa riunione ho sentito comunque singolarmente qual era il loro pensiero e alla fine di questa riunione io ho detto ad ognuno di loro: avete espresso il vostro pensiero, ho preso atto di quello che è il vostro pensiero e ho detto ora poi decideremo noi come società quando riuscirò comunque a riferire a tutta la società. Comunque io detto questo, quella sera mi trovavo praticamente senza equipaggio perché due dei quattro... Questo quando? Il venerdì della gara. Venerdì scorso. Due dell'equipaggio praticamente hanno detto proprio semplicemente che se non cambiava qualcosa loro comunque non erano più nelle condizioni di poter andare avanti. Questo è quanto. Questa è la premessa che vi ha portato poi a fare un sondaggio con dei signori vogatori, perché Zampieri e Liberatore sono vogatori che hanno già vinto. Certo. Qualcuno aveva appeso il remo al chiodo, ma tutti gli anni succede che ci ripensa e si fa ingolosire dalla possibilità di rivincere un altro palio. Fatto sta, adesso poi andremo al Fezzano, coinvolgo Marletti, questa è la versione della Borgata. Tu vivi comunque il mondo del palio, anche se non sei più vogatore, conosci tantissimi tuoi ex compagni o vogatori che hanno fatto parte del mondo del palio. Il tuo punto di vista su questa situazione, con estrema sincerità e linearità. Allora, premessa che spero di poter poi durante la puntata chiarire, e quindi però faccio già una premessa che poi approfondirò. Premesso che non ci se la può avere col Cadimare, perché Cadimare non ha fatto altro che attenersi al regolamento, ha esercitato un diritto che gli dà il regolamento, quindi eventualmente si può andare a discutere sul regolamento. Sulla legittimità di quello che ha fatto poi ci sarà modo di discuterne. Io mi dispiace doverlo dire a Fabio, perché è una persona a cui sono legato da profondo affetto oltretutto, però mi dispiace, l'incompatibilità caratteriale non regge per un motivo. Questi hanno vogato, uno nel 2007 a Cadimare e uno nel 2010 a Cadimare, appunto. Cioè, lo dovevate sapere. Quindi prima. È una scusa. Quindi, secondo te? Sì, no, io non lo so, sicuramente quello che è successo lo sanno solo le parti in causa e io non entro nel merito. Quindi se possono dire effettivamente, e qua sarebbe bello il contraddittorio, perché chiaramente... Allora sì, a questo proposito Tacci l'abbiamo invitato, non è qui questa sera, però parlando al telefono lui sostiene che le discussioni che ci sarebbero state a bordo derivavano solo ed esclusivamente dal fatto che in allenamento comunque avessero un certo tipo di prestazioni che poi non si verificassero in gara e da lì sarebbero emerse poi delle... Ah sì, che io non so cosa sia successo il giovedì e il venerdì, quindi, magari è successo un episodio.
tanto grave che qua non può essere detto che evidentemente può far cambiare il mio punto di vista, ma l'incompatibilità caratteriale no, perché Alfredo e Mirko hanno vogato a Cadimare nel 2007, nel 2010 Alfredo ci ha vogato dal 2004 che gira tra Cadimare e altri, quindi nel momento stesso in cui tu prendi il cartellino, lo fai firmare Alfredo, ti assumi una responsabilità, sai a cosa mi incontro, cioè non è che dici ho scoperto che Alfredo e Mirko hanno due caratteri particolari, comunque sono gli ultimi due vogatori che hanno portato due palle a Cadimare, quindi è una costruzione detta così che non regge. Poi se il giovedì e il venerdì è successo un episodio di gravità irreparabile, allora, e ti ripeto, ti ho fatto la premessa che non ha fatto altro che esercitare un suo diritto, quindi non, cioè, effettivamente nessuno può andare a dire al Cadimare cosa ha fatto, no, perché ha fatto una cosa che il regolamento gli permette, eventualmente poi se ci sarà occasione discutiamo sul regolamento. Cargiolli, però sei uno dei veterani, no, dal punto di vista di, sei stato capo borgata, presidente del Marola tanti anni, hai vinto tanti pali con equipaggi davvero super. In questo caso il ragionamento della borgata, al di là delle scusanti o delle motivazioni, di dire, lasciamo stare le motivazioni, ci sono, se fosse andata così, il Cadimare sta andando malino, quinto posto, settimo posto, sesto posto, c'è la possibilità di cambiare qualcosa e provare a migliorare e competere addirittura per una possibile vittoria o comunque podio in una piazza come Cadimare, dove da anni i mugugni sono all'ordine del giorno, perché ha vinto 25 pali, è da anni che non è competitivo. Un capo borgata se la deve assumere o no la responsabilità di dire cambiamo e proviamo a vincere? Ma intanto è difficile entrare nelle dinamiche di una borgata, perché le cose magari non si sanno al 100%. Io posso solo dire questo: per l'esperienza maturata e fatta, a Marola una cosa del genere non sarebbe mai successa. Noi, proprio come etica sportiva, non l'avremmo mai fatto. Avremmo preso atto della stagione non esaltante, non secondo le aspettative, ma un gesto del genere non l'avremmo fatto. Perché io ritengo che, soprattutto in questi ultimi anni, il sacrificio che fanno i vogatori vada ricompensato in ogni modo, e proprio fine, alla fine del palio poi una borgata tira le somme alla stagione successiva per prendere le contromisure. Andrea Vanacore, allenatore delle Grazie, ma ovviamente anche Cadamoto, cosa avrei avuto modo sicuramente di confrontarti con un po' con la gente, no, del paese, che cosa si dice a Cadimare? Sono contenti o no? C'è un po' una divisione su questa cosa. Perché strano comunque, che c'è divisione, eh? A Cadimare, a Fezzano, nelle borgate grosse, no, strano. No, Fezzano no. Però è logico che dispiace per i due ragazzi che si sono impegnati 10 mesi o quelli che sono, però bisogna anche fare un ragionamento. Una società in una situazione così critica si trova a dover affrontare questa cosa che magari sarebbe potuta peggiorare col passare del tempo, quindi magari 2 settimane dopo il Cadimare avrebbe potuto trovarsi senza un equipaggio e non portare la barca al palio, quindi sono ragionamenti che... E anche tu da ragazzo che vive la borgata, diciamo così, ritieni giusta e verosimile la versione che ha dato Franceschetti? Giusta, no, cioè, ognuno poi si sente dire anche in borgata, cioè da parte delle persone o solamente dall'istituzione sezione canottaggio Angelo Perillo, SMS Cadimare? È un po' tutto, perché i ragazzi che sono stati sbarcati comunque hanno un legame forte con il paese perché hanno vinto lì, però se la situazione era così critica qualcosa bisognava fare, probabilmente. Poi io non entro nelle dinamiche perché non le conosco, però... Ecco Fabio, in tanti ovviamente si sono domandati del motivo per il quale il fatto di essere sbarcati sia avvenuto oltre il termine utile per potersi tesserare in un'altra borgata, tant'è vero che Tacci e Lubrano hanno comunque manifestato proprio il dispiacere, al di là di essere sbarcati, di non poter partecipare al Palio del Golfo, perché il 30 giugno, lo ricordiamo per i nostri telespettatori, scadeva il termine per il quale per una borgata era possibile richiedere il tesseramento di un vogatore, il nulla osta per un vogatore tesserato in un'altra borgata. Ecco, perché è avvenuto oltre questa data?
Allora, faccio riferimento intanto al famoso giovedì che mi si chiedeva che cosa fosse successo di così grave. Di così grave è successo che io, che ho vissuto tutto l'anno sul barchino con l'allenatore in palestra, so bene, non posso più accettare un giovedì prima della gara di Calimare che un vogatore mi minacci un'altra volta di sbarcarsi dalla barca. Non lo posso più accettare, perché, come diceva Andrea, rischiavo comunque di non portare la barca al palio. Quindi o una decisione o l'altra. In riferimento a quello che diceva Cargiolli, che a Marolo non sarebbe mai successa una cosa del genere, parlando di etica, rispondo questo, che dico, noi a Calimare l'anno scorso abbiamo avuto un'annata non difficile, di più. Non abbiamo portato risultati, ma comunque siamo arrivati in fondo alla stagione. Con un equipaggio, con tutto rispetto per quelli che erano, sulla carta, che secondo me aveva delle buone possibilità. Però nonostante i risultati non fossero arrivati, non ci siamo mai tirati indietro. Quindi siamo arrivati in fondo alla stagione. Quindi è giusto non fare polemica, però è anche giusto rispettare le decisioni delle società, perché, come dicevi, non potete sapere quello che in realtà è successo fino in fondo. E in realtà quello che abbiamo vissuto tutto l'anno. Quindi questo è più o meno quello che è successo. In riferimento al perché dopo il termine, semplicemente per il fatto che abbiamo voluto comunque dare fiducia ai ragazzi, perché come abbiamo sposato dall'inizio la causa, di gara in gara dall'inizio Alfredo mi ha sempre detto non ti preoccupare, domenica prossima vedrai un altro tipo di gara, va bene, una, due, tre, e i risultati non sono mai arrivati. Quindi io non voglio andare a contestare il fatto dei risultati o quant'altro, però abbiamo dei problemi a bordo, i risultati non vengono, tutto quanto, quindi mi sembra che il connubio non sia tanto sensato, cioè era stupido andare avanti. Tutto ecco, da casa giustamente ci scrivono, e perché anche la scelta comunque di affiancare all'allenatore Paolo Lavalle? Avete scelto un tutor, quindi avete preso due supervocatori e poi un tutor per gestire la parte tecnica. Paolo Lavalle è sempre stato comunque legato a Cadimare, in una chiacchierata che abbiamo fatto. Non ha mai vogato a Cadimare lui? Sì, un anno. Avvocato. 98, sì, 98. Però la scelta non è che lui si è offerto, nel senso che alla fine lui non ha problemi con nessuno a Cadimare, si è offerto di darci una mano. Quindi, dopo che avete contattato loro, oppure è stato un pacchetto unico che avete accettato? Pierleone. Nell'immediato dopo, quindi non è che... Ok, va bene. Andiamo però a sentire, sì, prima di parlare prima anche col Fezzano, perché grande protagonista, lasciata. Non l'abbiamo fatta ancora parlare. Adesso andiamo anche da Jacopo Conti. Ovviamente il Cadimare ha avanzato comunque una richiesta, ha comunicato alla Lega Canottaggio la volontà di poter concedere il nulla osta agli atleti esclusi per potergli permettere eventualmente di poter vogare in un'altra borgata. Questo non è possibile, lo abbiamo infatti chiesto al presidente della Lega Canottaggio Jacopo Borgnotto, che ci ha spiegato il perché. Vediamo. Alfredo Tacci, Mirko Lubrano, gli atleti sbarcati dal Cadimare lo scorso 1 luglio, non parteciperanno alla 93esima edizione del Palio del Golfo. A confermarlo è il presidente della Lega Canottaggio Jacopo Borgnotto. Nel nostro regolamento il passaggio di vogatori da una borgata all'altra è regolato dall'articolo 6,A1. Mi dice che una borgata può chiedere il nulla osta per un vogatore perché i passaggi non avvengono su volontà di vogatori, ma in realtà su richiesta e volontà delle borgate, entro e non oltre il 30 giugno. Quindi è molto facile, poi parlando di senior, junior, poi ci sono degli altri limiti. Quindi in realtà per il nostro regolamento né Alfredo Tacci né Mirko Lubrano possono quest'anno vogare in nessun'altra borgata. Io so che la borgata Cadimare ha mandato una sorta di lettera in cui chiede lo svincolo dell'atleta, ma è una cosa che sul nostro regolamento non esiste, perché viene coperta appunto da questo articolo 6. Quindi io, ahimè, come presidente non posso far niente, perché se no andrei a modificare
in stagione un articolo che già esiste, è lì da tanti anni per volere delle borgate e non e racchiude già, diciamo così, il succo della questione e la risposta stessa. Quindi due, tre, un vogatore che viene sbarcato barra lasciato a terra dopo il 30 giugno non ha più possibilità di andare a imbarcarsi su da un'altra borgata. Eccoci di nuovo in studio, torneremo a parlare di Fezzano, ma dobbiamo parlare anche di un'altra notizia che sta circolando in questi giorni, perché mi sembra martedì sera o lunedì sera, insomma, il Fezzano sarebbe rimasto in mare fino alle 22 se non oltre, con l'attuale cruista di Importano sulla prua che si alternava sulla prua con un atleta proveniente dal sedile mobile che chiamato Teddy, non sappiamo altro, ma Jacopo Conti ci spiegherà cosa sta succedendo a Fezzano, un equipaggio che sta comunque, ha vinto tutte le gare a cui ha partecipato, perché c'è questa situazione. Ma Fezzano, allora, partendo dal presupposto che volevo fare una piccola premessa per quanto riguarda tutto quello che è successo questa settimana, a partire dal discorso che è successo a Cadimare, dove io non entro, come ha fatto sia Cargiolli che Andrea, nel merito perché non conosco le situazioni, ma sembra quasi che l'attenzione, non stasera perché si è partiti da questo tipo di argomento, ma durante tutta la settimana dei social e degli articoli di giornale, si sia un pochettino deviata sul Fezzano, invece che sul discorso di quel... ti riferisce ai miei, anche quello, certo, su Fezzano? Sì, anche su quello che è stato fatto a Fezzano, che poi a Fezzano non è stato fatto niente, fuorché tesserare un ragazzo che ha voglia di avvicinarsi all'ambiente e al mondo del palio e come riserva per poterci tutelare a un mese dal palio. Dico questo perché... C'è qualche acciacco a bordo? No, non c'è nessun tipo di acciacco. Il titolare... Ti interrompo solo un momento. Ora, per carità, è legittima la tua versione, ci saranno sicuramente delle spiegazioni rispetto, certo, a quanto sta accadendo. Però è normale che un equipaggio che ha vinto tutte le gare e visto dagli avversari con allenarsi con un sostituto faccia suscitare delle domande, cioè, ma questo è normalissimo e non puoi pensare che non diventi una notizia. Ma guarda, dico anche questo, noi la riserva l'abbiamo sempre avuta durante l'anno, è Pilia. Pilia è uscito in mare con noi, ma nessun tipo di articolo di giornale, nessun tipo di scalpore è venuto fuori. Jacopo, al di là dell'articolo di giornale, qui davanti alla telecamera, ti senti di dire che l'equipaggio che correrà al palio sarà quello... L'equipaggio che correrà al palio è l'equipaggio che ha corso a Cadimare. Sicuro? Cioè, sicuro. Bene. Al 100%. Poi dico un'altra cosa, okay. Dico un'altra cosa. L'anno scorso l'Erici ne ha tesserati due. Uno era Fausto Sassi e l'altro era Barabino. Però nessuno ha detto niente. Ecco, sembra quasi come se si volesse sempre puntare il dito contro il Fezzano. Non era la settimana. Ma ci mancherebbe. Non era la settimana. Come quasi spostare, ecco, come quasi cercare, ferma. No, ma sono molto tranquillo. Ci mancherebbe. Era principalmente parlava del Cadimare, quindi in realtà lasciava ben poco spazio al Fezzano, ma era inevitabile per me non scriverlo perché comunque manca un mese al palio, un equipaggio che ha vinto tutte le gare, non si appunto, tratta che... Appunto, cioè saremo dei folli a dover cambiare. Se Importano non fosse stato a bordo del barchino, probabilmente non avrei dato lo stesso peso, certo, a quella notizia, perché era più facile immaginare che potesse star male, avesse l'influenza e quindi ci fosse una riserva a sostituirlo per permettere l'allenamento. Certo. La stranezza viene dal momento in cui l'atleta è sul barchino d'appoggio. Sì, poi, sì, per carità, sì, ma mi fa ben piacere che Diego, che si è allenato tutto l'anno, faccia il palio, e ci mancherebbe, sono ben contenta di sentirlo dire, però non mi dispiace se pensi che ci sia un qualcosa non c'è contro, no, non c'è, ci mancherebbe, però comunque sia il giornalista, no, ci ma infatti il mio mestiere, il mio compito mio e della mia società è di stemperare gli animi e comunque sia placare voci che non sono vere, sono infondate. Quindi il palio lo farà palio lo fa Diego di Importano. Il motivo per cui questo atleta si è allenato, perché questo ragazzo qua sul barchino, quando no, il motivo per cui Diego era sul barchino e Diego era sul barchino perché quella sera lì stava poco bene, ma poi sono situazioni interne alla nostra borgata che decidiamo noi, ma ci mancherebbe. Poi hai sviato un po' la domanda, però va bene lo stesso. No, ci mancherebbe. Allora, no, non ho sviato niente. Ho tranquillamente risposto. Vabbè, è la domanda che di fatto abbiamo
ci dicono che è un mese che provate a tesserare questo atleta della Veloce. Non è assolutamente vero. Magari è una promessa. Ripeto, noi avevamo tesserato Pilia come riserva. Dal momento in cui Pilia non ci dà la disponibilità, sembra quasi che sia fatta ad hoc questa cosa qua, per destabilizzare un ambiente tranquillissimo che fino adesso, fino ad oggi, ha vinto tutte le gare. Ma non parlo di quello che ha scritto la Selene, parlo anche di quello che ha scritto sui social. Anche. Marletti, ecco. Commentatore che devi essere neutrale, ma certo. Possiamo stare sicuri che lo sei. Con questa situazione come la interpreti? Pezzano. Brevemente, vai. Non appena. Spero che non sono le vittime di nessuno, ma se li tirano da soli ogni anno, se te non ti mettevi nell'ottica di tesserare questo qua che non ce n'era bisogno, nessuno scriveva niente. Ma questo è il palio. Ma ci mancherebbe, ma l'hanno fatto anche altre borgate, però. L'hanno fatto anche altre borgate, però non è mai stato detto niente. L'anno scorso l'ha fatto aprile. L'ha fatto anche. Te la dico come la penso. Sì. Quell'equipaggio lì, che è straordinario, si diverte un pochino a fare queste. Forse quello che si diverte non fa più parte di quell'equipaggio lì. Ma magari l'abitudine, il lupo perde il pelo. Ma si diverte, cosa vuol dire? Fammi capire nel linguaggio cosa vuol dire si diverte. Io che ero il primo, anche con l'amo, andavo a bucare degli anni, sembrava che ci fossero problemi, l'anno scorso poi più di tutti, problemi. Poi quando arrivavamo al palio i problemi sparivano. Okay. Però, allora, ti faccio una... Fa bene, perché io la settimana scorsa ho detto un palio noioso. Cavolo, mi hanno smentito. Ti faccio un'altra domanda, perché ora c'è chi crede ad un Cadimare con questi due nuovi innesti protagonista, lo vedremo presto all'opera, addirittura che può essere una barca da poter insediare il Fezzano da vincere il palio. In virtù dell'esperienza, chiedo la stessa cosa anche a Cargioli, è una cosa fattibile che due vogatori, seppur ottimi vogatori, uno ha vinto tantissimo, entrano a inizio luglio e in un mese di tempo possono arrivare davvero a poter vincere il palio? Per quanto sarebbe, tra virgolette, la suggestione sarebbe bellissima, nel senso che appunto ho parlato di spettacolo, quindi non mi rimangio quanto detto, cioè sarebbe fantastico vedere un Fezzano con un Cadimare, con due equipaggi così, che si tallonano tutta la gara. E effettivamente il Cadimare ha preso un grandissimo vogatore e il vogatore più forte di tutti i tempi, che è Liberatore, cioè, quindi un fortissimo vogatore e un campione. Però sinceramente, poi piacere mio essere smentito, credo che il Cadimare prenderà 200 metri come... sperando di essere smentito, ma penso che il Fezzano vinca come l'Erice l'anno scorso senza alcun tipo di problema. Cargioli, se ciò accadesse sarebbe una cosa straordinaria. Se accadesse, sì, cosa? Che vincesse il Cadimare, come qualcuno pensa che possa succedere, perché si andrebbe a stravolgere tutte quelle teorie dei super allenamenti, della super preparazione che in questi anni è emerso. Quindi io ho delle forti perplessità che possa accadere. Indubbiamente gli elementi che sono stati inseriti non sono certamente di secondo piano, anzi, sono atleti di primissima fascia. Ma che in un mese si possa ribaltare una situazione che mi sembra consolidata, salvo poi imprevisti e cose che quelli ci possono stare, lo ritengo veramente difficile. E ripeto, sarebbe una cosa che va a stravolgere tutte quelle teorie che ultimamente sono emerse e che allora dovrebbe far riflettere parecchio il mondo del palio. Cadimare da podio, non da primo posto. Quello assolutamente sì. Bene. E se siamo, come dicevate, in attesa un po' dello spettacolo nella categoria senior, non possiamo dire la stessa cosa per quanto riguarda gli junior e le donne. Due gare davvero emozionanti, in modo particolare quella femminile con due equipaggi, Le Grazie e Porto Venere, che davvero si stanno alternando alla vetta della classifica, quindi una gara equilibratissima, si preannuncia un photo finish. Andrea Vanacore, allenatore dell'equipaggio delle Grazie, che è anche vincitore dell'ultima gara, una gara in più quella vinta rispetto alle ragazze del Porto Venere, è la stagione giusta? Speriamo,
Aggiungerei al Porto Venere anche il CRDD e secondo me anche il Fossa Mastra, che magari è partito un po' più indietro, però sicuramente crescerà nelle ultime gare. È una bella annata per noi, abbiamo lavorato bene, abbiamo ancora qualche margine di miglioramento sicuramente. Cercheremo di farci trovare pronti al palio. Da caso, in maniera, sicuro, in maniera scherzosa, pronti. Ci chiedono se è vero che sei stato obbligato, diciamo così, a portare alle grazie Beatrice Nuzzello, perché altrimenti ti avrebbe impedito di continuare a fare l'allenatore alle grazie, è vero? No, non è vero. No, è una cosa che si è creata un po' così, come quasi divertimento, perché siamo, vabbè, lei è la mia ragazza, poi ci sono altre due mie amiche e una ragazza che ho deciso di tenere, e poi questa cosa è cresciuta su bene e siamo qua. Tra l'altro, Andrea, hai iniziato il tuo percorso da allenatore con delle ragazze che non avevano mai vogato e che sono un po' sparse, no? Tra i vari equipaggi. Per me è una soddisfazione, esatto, grandissima, perché nelle prime quattro posizioni c'è, in ciascuna delle barche c'è una delle ragazze che avevo l'anno scorso. Ti dicono che sei tra gli allenatori che si è aggiornato e ha studiato di più negli ultimi due anni, è vero? È vero, sì. Mi piace sempre imparare qualcosa di nuovo, cerco sempre di prendere un po' qua e là le cose che mi sembrano migliori. Bene, andiamo con qualche messaggio ultimo da casa, poi abbiamo un finale scoppiettante con una bella intervista, sì, che si riferisce al 1981, ti ricorda qualcosa? Ci stanno arrivando un po' di messaggi, allora, più che altro relativi alla situazione del Cadimare, ovviamente, tanti discorsi, tante giustificazioni, è stata fatta una cattiveria, ormai il Palio Senior, da quando ci sono questi super vogatori, non esiste più. Poi ci scrivono anche... alcuni dicono che il Cadimare abbia sfruttato questo fatto, poi ti lascio rispondere a tutto, Fabio, per imbarcare i vogatori per il palio per il prossimo anno, quindi che fosse una manovra in vista del prossimo palio, facendo quindi un equipaggio con Zampieri, Liberatore e Giacomazzi. Ci chiedono poi come mai, avendo sbarcato due vogatori, non abbiate pensato di imbarcare le riserve, ovvero oltre a Zampieri, Morando o Leggini. Allora, Luca, Daniele Zampieri, la riserva è... da inizio anno si è allenato con noi e quindi è stato imbarcato. Quindi. Thomas Morando non è stato preso in considerazione semplicemente per il fatto che aveva già detto anche a noi che il giorno del palio non sarebbe stato, quindi okay. Era anche inutile andarlo a cercare. E Oleggini, perché aveva preso impegni lavorativi, sappiamo bene che ha iniziato a fare un mestiere un po' particolare a Porto Venere, quindi sicuramente nella stagione estiva è impegnato in altre attività. E volevo un attimo ricollegarmi un attimino al discorso fatto prima, semplicemente per il discorso di tanti messaggi sui social. Ecco, io volevo fare una premessa sull'etica che ha tirato fuori Carzoli, no? Allora, l'etica è così fatta, per il mio pensiero, che è questo. Tante persone che hanno scritto su Facebook, tanti vogatori attuali, tanti vogatori che sono fermi ormai da anni, sono stati loro i primi ad aver fatto questo tipo di cose che nel palio sono sempre successe. Quindi credo che comunque alla fine fare la morale su determinate cose alla fine non abbia un gran senso. Quindi di cosa stiamo parlando? Faccio riferimento poi anche a un'altra cosa che ha detto Andrea. Allora, io stasera ero in mare con i ragazzi e per la prima volta dopo tanto tempo ho visto un paese riunito. Riunito perché dove abbiamo l'hangar delle barche era tanto che non vedevo così tanta gente. E io personalmente non vado a chiedere sei contento o non sei contento, perché comunque io faccio gli interessi in primis della borgata e del paese. Io sono contento se Cadimare torna ad essere il Cadimare. Anch'io, comunque. Quindi io faccio gli interessi della borgata e del paese. Sono contento perché mi hanno fermato in tanti e ti devo dire la verità, sono contenti quelli che mi hanno fermato. Ma sicuramente... Faccio un riferimento all'ultimo, poi vi lascio parlare a voi, ed è riferito a Gianmaria. Gianmaria nella puntata precedente, giovedì scorso, ha fatto riferimento
in un momento, quando adesso se ricordo male, parlasse del fatto perché certi vogatori non vanno. Allora, ti faccio presente, Gian Maria, che quando devi parlare di certe cose, intanto cerca di sapere certe cose, perché Cadimare ha svoltato. Ha svoltato, e quando parli che non ci sono strutture, non ci sono, sbagli. Tu invece dovresti ascoltare, Fabio, perché tu dovresti ascoltare, controllare, non farti riferire, dovresti ascoltare, perché io ho fatto una premessa grossa così, e lo sapevo, e mi hai dato ragione a quello che ho detto, perché io ho detto, fammi parlare, no, perché io non sopporto quando uno parla, perché qua mi si tocca nel vivo, perché qua vuol dire non ascoltare, qua vuol dire venire e non ascoltare, perché io ho fatto una premessa, e mi dà ragione, ha confessato che ho ragione. Perché io gli ho detto nel 2015, grosso così, siccome è venuto un messaggio, so anche chi l'ha mandato, nel 2015 mancavano alcune strutture, e c'è un grosso problema strutturale a Cadimare del perché certi giocatori non ci sono andati, perché la palestra è lontana dalle barche. Lui mi dice che hanno svoltato, perfetto, c'ho ragione io, perché vuol dire che nel 2015 se hanno avuto bisogno di svoltare, no, Gian Maria, vuol dire che se non avevi bisogno di svoltare, allora che corre i mergometri rotto, ma di cosa stiamo parlando? C'eri anche, dai, ma per favore, 200 metri quadri di palestra con sala pesi, sala di mergometri. Se una palestra, Fabio, può essere grossa quanto vuole, ma se è la roba. Allora, senza nessun tipo di polemica. No, perché non è ascoltato. Se non sai le cose. No, le so le cose, perché c'ero, perché nel 2015 ero lì. La palestra ora è, lo sai bene anche tu. La palestra ora è vicino al mare. La palestra è stata trasferita dalle scuole che erano sulla strada, che erano comunque in affitto lì del comune. È stata trasferita nella nostra struttura, okay, di proprietà della società. E allora vedi bene che Gian Maria ricazzate non ne dici. Ma non è discorso di cazzate. Allora, manteniamo lo stile, sennò rischi di non arrivare a fare il commento al palo. Non diciamo parolacce. Selene. Gianni Cargioli, il Marola, che sappiamo ha avuto davvero tanti problemi in questa stagione, forse più di ogni altra borgata quest'anno, davvero lo dobbiamo dire, ma con un capovoga come comunque Gianni Carrara le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Cosa ci possiamo aspettare da qua? Manca ancora un mese, dove può arrivare questo Marola? Allora, e parlando anche dei junior, che tra l'altro stanno facendo un'ottima stagione. Intanto mi dai l'occasione per ringraziare questi ragazzi che vogano adesso, perché mai avremo modo di ringraziarli abbastanza per quello che hanno che stanno facendo, per l'umiltà e la serietà con cui si sono messi in barca. Sono sicuro, e l'hai già un po' anticipato te, che al Paglio faremo una bella figura, perché la nostra preparazione, seppur breve di paio di mesi, è mirata a quel giorno lì, quindi non devono far testo i risultati di queste gare. Ma poi quello che ci fa piacere in borgata è appunto proprio l'approccio che hanno avuto questi ragazzi, che per noi ci hanno risolto un problema enorme e una serie di problemi enormi che si sono verificati. Per quanto riguarda Junior sono un equipaggio in prospettiva. Già quest'anno hanno fatto 2 volte il podio classificandosi al 3° posto. Hanno ancora 2 anni per poter gareggiare nella categoria e sono convinto che quest'altro anno saranno protagonisti. Anche loro hanno avuto un approccio giusto, con umiltà, stanno a sentire quelli che sono i dettami degli allenatori. Tra l'altro a Marola possiamo vantare un gruppo di allenatori di grande qualità, per cui i presupposti ci sono. Sono convinto che faremo bene, il Paglio per noi sarà una bella giornata, anche se la stagione, ripeto, è stata molto tribolata. Permettimi una breve replica a quello che ha detto lui, nel senso che io quando ho parlato di etica della mia borgata, non mi permetto di andare a vedere l'etica delle altre borgate. Io posso solo dire che in 20 anni da dirigente e tutti i dirigenti che mi hanno affiancato non abbiamo mai sbarcato nessuno. Questo è un dato di fatto, per cui io ho parlato di etica riferendomi alla mia borgata. Un'ultima domanda prima di chiudere, Jacopo Conti. A Fezzano cosa si dice di questo stravolgimento Cadimare? C'è timore o questa cosa dà delle motivazioni in più per fare ancora meglio? Anche perché un tuo vogatore ha detto: non vedo l'ora Mori, di misurarmi col mio maestro e batterlo per la prima volta.
Ci mancherebbe, cioè, comunque sia, sul Cadimare sono saliti due vogatori che hanno vinto a Fezzano nel 2015, hanno un record del Palio del 2014, quindi Giuseppe Liberatore ha fatto, mi sembra, 11 pali, ne ha 28, quindi la media non è proprio delle peggiori, anzi superiore a lui c'è solo Luca Cavallini che ne ha fatti 3, ne ha 23, perché poi dopo Cavallini c'è Liberatore, non c'è Paolo Lavalle, perché sì, ne ha vinti 11 ma ne ha fatti anche il doppio rispetto a Giuseppe. Sì, sì, Mori 3 su 3. 3 su 3, uguale, quindi ti dico, non è un equipaggio che sicuramente è stato allestito per provare a giocarsi il Palio. È inutile girarsi intorno. Lo vedremo alla prova già. Ciononostante, ha vinto più pali di quelli che ha fatto, Paolo. Devo essere onesto, devo intervenire. Come? Ha vinto più pali di quelli che ha fatto, Paolo. Quindi non la metà. Allora, siamo in chiusura, qualche messaggio più che altro simpatico che ci sta arrivando. Ci ha scritto su Instagram il Vogatore Imbruttito, che fa notare come dopo le critiche sull'outfit di Marletti di giovedì scorso ha deciso di sostituire ammetto la camicia alla Polo. È vero. Poi ci scrivono... ammetto che è vero, mi sono visto e ho deciso di cambiarla. No, va bene, ma... Guarda, nelle vesti di commentatore è concessa anche un po' di pancetta, quindi non ti preoccupare. Intanto ci segnalano che anche giustamente Diego Di Imporzano ha vinto 3 pari su 3, sì, che non l'abbiamo comunque nominato. Sì. Jacopo Conti, ti vorrebbe Maria De Filippi a Uomini e Donne, ci scrivono da casa. Infine un'ultimissima domanda, un ultimo messaggio veloce. Vanacore, cosa risponderesti se ti venisse proposto un futuro da allenatore a Cadimare? Cosa risponderei? Che è il tuo obiettivo? Obiettivo? Io alle grazie sto benissimo, veramente. Non cambierei mai borgata. L'unica borgata per cui cambierei è ovviamente quella del mio paese. Però... Avresti un po' più di stress a Cadimare se le cose vanno male, lo sai? Ma... Perdi qualche cappello, ce n'hai tanto, va bene così. Allora, siamo in chiusura, salutiamo e ringraziamo tutti i nostri ospiti. Però aspetta Selene, sì. Ma Gianni Cargioli, ma è vera questa voce? io non ci... quando me l'hanno detta io ho detto, è impossibile, non ci ho voluto credere. Che saresti pronto e saresti vicino a lasciare il tuo ruolo in borgata dopo tanti anni appena finito questo Palio? Sì, al di là del risultato. No, è la verità, è una decisione. Sei ancora giovane. No, è una decisione che avevo maturato già l'anno scorso. Volevo raggiungere l'ambito traguardo di 50 anni di Palio, perché io ho cominciato nel lontano 1968 a sentire l'odore del sevo, come si dice. E quindi sei stato uno dei primi rivoluzionari del Palio, nel 68, sì. Un anno storico. E quindi avevo già maturato questa idea, tra l'altro ho la fortuna in borgata di avere un gruppo di giovani appassionati che sul solco tracciato possono andare benissimo avanti, e quindi il 15 settembre farò una bella cena di saluto a tutte le borgate che ovviamente saranno invitate. E saluto il Palio dopo tanti anni di impegno, credo di aver dato tanto ma aver ricevuto anche tanto, tante soddisfazioni, tante belle scariche di adrenalina, e quindi sarà una bella festa, immagino. Ringraziamo i nostri ospiti, il capoborgata del Cadimare, del Fezzano, il nostro Marletti, grazie per quello che hai dato al mondo del Palio, al Gianni Cargioli, grazie a Vanacore. Selene, ora cosa ci abbiamo? E ora abbiamo un servizio molto atteso da casa, perché in settimana abbiamo raccolto delle testimonianze dai protagonisti diretti di un episodio che sicuramente è rimasto nella storia del Palio del Golfo, il 1981, la data del non palio, un episodio sicuramente triste che in tanti vorrebbero dimenticare ma che fa comunque parte ovviamente della storia del Palio, un episodio su cui ancora c'è un po' un velo di mistero, perché poi come siano andati realmente i fatti è difficile da capire, e lo sarà difficile anche dopo aver visto questo servizio, però comunque noi ci abbiamo provato, siamo andati a casa del Canaletto a trovare il capo borgata Gianni Casali, siamo andati a Cadimare a trovare Arrigo Vanacore, che all'epoca era appunto un vogatore del Cadimare, peraltro papà di Andrea, e quindi avremo la possibilità di ascoltare le due campane molto diverse, lo dobbiamo dire, ma del resto non ci aspettavamo diversamente. Vi salutiamo con questo servizio, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, domenica si gareggia a San Terenzo. Grazie Gianluca. Arrivederci.
Il 1981 entrò nella storia come l'anno del non palio. In quell'anno, a causa di una rissa durante le operazioni di stazzatura delle barche alla vigilia dell'appuntamento con il palio del Golfo, scoppiò una rissa che vide coinvolti un dirigente del canaletto Gianni Casali e due vogatori del Cadimare, Arrigo Vanacore e Sergio Mori. Per ricostruire i fatti accaduti in quell'anno, un anno che in tanti sicuramente vorrebbero dimenticare, sicuramente una pagina triste nella storia del Palio del Golfo, siamo andati prima a Cadimare a intervistare proprio uno dei protagonisti di quell'episodio e poi a Canaletto. Già da tempo, da inizio stagione, che c'era un po' di tensione dietro gli armi e che c'era il discorso della barca nuova che volava, del dritto di poppa che era largo. Io taglio il dritto di poppa, detto da personaggi di altre borgate, insomma un po' di provocazioni varie che sono andate avanti poi fino a quel giorno lì, e purtroppo devo dire che io vorrei dimenticarmelo e invece me lo ricordo come se fosse successo ieri. A quei tempi si viveva anche un po' di prepotenza e chi più ne aveva e più vinceva. In quell'anno lì praticamente c'era una barca che era stata fatta e non era stata omologata subito perché aveva delle migliorie, praticamente era una barca con delle innovazioni che a quei tempi lì chi la fece disse che sul regolamento non c'era scritto che potevano fare queste migliorie, però sta di fatto che ce n'era 12 di barche che erano, anzi ce n'era 13 che erano tutte uguali, praticamente quella lì si distaccava dalle altre barche e andava a dare delle migliorie che sicuramente, come diceva Fagioni, migliorava il tempo, diciamo, d'arrivo, perché era uno scafo superiore agli altri. Si è parlato tanto di questo dritto di poppa del Cadimare, ma cosa aveva questo dritto di poppa? Ma a quei tempi i regolamenti veri e propri riguardanti le barche non erano poi dettagliati come quelli che ci sono adesso. Parlava solo di sezione maestra, lunghezza, larghezza, c'erano proprio 4-5 misure. Quindi in costruzione si poteva provare a fare delle modifiche che tra l'altro erano regolari. Però poi c'era stato questo discorso qui, ma indipendentemente da quello penso che noi proprio come equipaggio giovane davamo fastidio ai plurivittoriosi e era un motivo come più di un altro per dire che non potevamo vogare con quella barca lì perché vincevamo facilmente. Tant'è vero che è successo che a noi hanno prestato poi la barca del Marola, la barca del Porto Venere e abbiamo vinto anche con quelle barche lì che non erano state fatte col principio della barca nuova del Cadimare del 79. Ecco, c'era un po' il sentore già inizio stagione che si stava un po' creando questa rivalità tra Canaletto e Cadimare, una rivalità che in realtà c'è sempre stata, ma da che cosa è nata? Dunque, intanto bisogna dire che Cadimare e Canaletto sono sempre state protagoniste, nel senso che il Canaletto doveva stare attento a cosa faceva il Cadimare, perché se il Canaletto perdeva vinceva il Cadimare e viceversa era a quei tempi. A quei tempi praticamente erano 7 anni che si prolungava l'agonia di questa barca, che avrebbero dovuto modificarla, ma siccome non l'hanno mai modificata, era 7 anni che ingoiavamo tutte le borgate questo strapotere che era formato sia dai vogatori che erano ragazzi eccezionali, ma all'eccezionale poi ci si aggiunge anche il fatto che hanno una barca splendida, in quel senso che, come ho già detto, scivola in acqua meglio delle altre perché sono stati fatti delle cose che vanno a vantaggio dell'equipaggio. Erano 7 anni che si tribolava e era un accanimento ormai che non ce la facevamo più, tutte le borgate erano incavolate, ma soprattutto il Canaletto, perché se vinceva il Cadimare il Canaletto non vinceva, faceva secondo, e secondo sei il primo degli sconfitti. E io ho sempre detto che quando si perde lealmente bisogna andare a fare festa, onore, bisogna fare onore al primo. Però in quella maniera lì io mi sono sempre rifiutato, perché una parte di vittoria era diciamo data al fatto che avevano una barca superiore alla nostra. La nostra forza era proprio essere un equipaggio molto leggero, forse anche quello non andava tanto giù, perché eravamo i primi studenti che prendevano il posto di vogatori muscolari, pescatori, muscolosi,
uomini di mare, noi mingherlini, piccoletti, un po' timidi, magari non eravamo geni, anche a tanta gente di Cadimare, per farci accettare, per fortuna abbiamo vinto da subito, se no ci mandavano via e non ci facevano neanche cominciare a vogare. Tornando all'episodio proprio del 1981, era la vigilia del Palio quando scoppiò di fatto questa rissa, e da qui si rese necessaria la decisione da parte di Revoa di annullare la gara indetta per il giorno dopo. Ma quale fu proprio la miccia che fece scoppiare questo episodio? La miccia fu che, come ripeto, il Cadimare è sempre stato un maestro per le alchimie, maestro perché bisogna dire che quando c'era da mettere qualcosa di meno a bordo per far pesare di meno la barca erano i primi a farlo, e nella maniera come lo facevano loro era anche difficile capire come lo facevano, però quella lì era stata ed è stata una furbata un po' troppo ingenua, perché a quei tempi quella barca che se ne parlava, che si diceva che era una barca eccezionale, aveva dei seggiolini che erano anatomici alla persona che praticamente remava su quel remo, e questi seggiolini erano smontabili, nel senso che avevano due perni, due galletti, e con una vite, con le orecchie, così come si vuol chiamare, si potevano levare o rimettere con molta facilità. Questi seggiolini erano stati messi ad hoc, nel senso che 30 kg, tutti e quattro erano 30 kg, e di conseguenza veniva pesata la barca con un peso, diciamo, di 130, e poi toglievano i sedili e la barca diventava 100 kg. E questo era aggiunto al fatto che avevano una barca superiore, al fatto che era 7 anni che creava delle non situazioni felici durante l'arco della stagione, ma soprattutto per il Palio, e sapevamo che il Cadimare in qualche maniera ci fregava a noi del Canaletto, perché a quei tempi eravamo secondi. Quando siamo andati a pesare la barca, che a quel tempo si fu gli ultimi a pesare la barca, c'era il Cadimare che continuava a levare l'acqua da in cima alla sua barca, che dovevano pesare ancora, perché Reboa non si era rifiutato di pesare la barca del Cadimare, giusto perché sapeva che c'era questo problema, che anche lui non lo accettava, però ci voleva poche parole, una maniera un po' forte di obiettare su questo fatto qua. E quando siamo arrivati, che c'era parecchia gente di tutte le borgate, aspettavano altro che venisse il Canaletto, perché forse eravamo gli unici che potevano far testa al Cadimare per una cosa di questo tipo. E quando dissero che i seggiolini non potevano essere tolti perché erano saldati, a me scappò da ridere, perché nel legno non si salda ma si invita, e quindi tutto è possibile a un leva e metti senza tante preoccupazioni. Tant'è vero che dicevano non si può levare, dopo che abbiamo fatto sto ragionamento abbastanza col sangue agli occhi, dopo 5 minuti il seggiolino lo tolsero e me lo diedero in cima alla testa, che mi procurò praticamente 5 punti, e poi, come tutti sanno, si andò all'ospedale tutti per farsi rimettere a posto, insomma. A gestire la vicenda fu anche necessario l'intervento, comunque, oltre del presidente della Federazione del Canottaggio Revoa, anche di politici. Ci fu anche poi una riunione. Sì, hanno fatto una riunione straordinaria a Cadimare quella sera lì, il sabato sera, e si è deciso poi di non fare il Palio, proprio perché Cadimare era in subbuglio. Io ero mezzo infortunato, ma senza dare la colpa a nessuno, perché lì è stato proprio un parapiglia. Probabilmente anche qualcuno di Cadimare mi ha dato le botte a me, perché era proprio un mescolone di gente che non si capiva bene cosa volesse fare. Però chiaramente due vogatori infortunati era un problema, il capoborgata infortunato non ha creato nessun problema. Comunque, malgrado tutto, si è deciso di non fare il Palio, purtroppo, perché neanche la guerra ha fermato il Palio, e quell'81 lì io lo vorrei dimenticare, invece me lo trascino da tanti anni, ormai sono 36 anni.
e vivevo per il Palio, proprio ero appassionato del Palio, e secondo me questa intervista farà piangere tanti cadamoti che si ricordano, e noi quattro vogatori per primi, perché proprio noi avevamo una passione per il mare, per la barca, che noi eravamo forti proprio, non vedevamo, eravamo all'ombra per i 3 mesi, 4 mesi che si vogava, non si vogava tutto l'anno come fanno adesso, ma in quei 4 mesi lì proprio davamo tutto per vincere. Poi eravamo 4 di Cadimare, si vogava per il Cadimare, era completamente diversa la condizione. E di questo fatto qua infatti mi è dispiaciuto tantissimo, e però purtroppo è andata così, la nostra malea. Noi abbiamo sbagliato a cadere nelle provocazioni, probabilmente a pensarci dopo, se non andavamo, perché avevamo il pensiero che potesse succedere qualcosa dall'inizio dell'anno, ce lo sentivamo quasi. Potevamo non andare alla Pesa, rimanevamo a casa, mandavamo i dirigenti e magari avevamo 10 pali vinti consecutivi, però è andata in un altro modo, ma pazienza, sono contento di aver vinto l'ultimo Palio, di essermi ritirato e da vincente e basta. Sì, quella sera lì era venuto il sindaco, me lo ricordo bene, me l'ha raccontato, perché noi eravamo infortunati, 2 vogatori, però c'era tutto Cadimare che partecipava alla riunione, il sindaco, capiborgata, tutto. Era intervenuto anche il capoborgata del Canaletto, che era stato proprio coinvolto, mi hanno raccontato con coraggio, perché venire a Cadimare da colpevoli per i cadamoti era stato proprio da coraggioso. Non so, per giustificarci o per dire che magari non era colpa sua, insomma, che era sfuggita un po' di mano la situazione. Però mi hanno detto che poi è dovuto scappare di corsa perché era stato inseguito da un po' di cadamoti coi bastoni. Quindi gli è anche andata bene, è entrato in macchina al volo col finestrino aperto e è scappato sgumando, lui e il fratello che erano venuti. Verso le 9 di sera mi fu fatta una telefonata, e posso anche fare dei nomi, era Mori Attilio, che è stato un grandissimo vogatore, dove mi chiedeva se potevo andare a Cadimare. E allora a quel punto lì io e mio fratello Guglielmo si andò a Cadimare, proprio perché io ce l'ho nel cuore il Palio, e il fatto che poteva succedere che non venisse fatto il Palio per colpa mia o per colpa di qualcuno che non capiva che c'erano delle regole da rispettare, io con la macchina, presi la macchina e andai a Cadimare. E non so se tanti avrebbero avuto il coraggio, qualcuno di Cadimare che fosse partito e fosse venuto al Canaletto con 300 persone come erano su alla Mutua Soccorso, che poi dovemmo scappare perché ci venivano dietro tutti come sembravano dei lupi. Però io sono andato a Cadimare e mi sono reso responsabile di quello che era, di quello che da parte mia fu fatto. Non è riuscito il sindaco a far da paciere. La domenica dopo, la domenica del Palio, e ci fu per me una grande soddisfazione che forse qualcuno non la ritiene una soddisfazione, ma ci fu il fatto che le barche non partirono allo sparo dei senior per dimostrare che non volevamo questa prepotenza o questo modo di gestire le cose, e non partirono. Il Palio non è partito, sono partiti i junior e partirono 3 barche. E partì il Mugiano e il Marola insieme al Cadimare. Poi sì, il giorno dopo il Palio purtroppo non si è fatto, hanno fatto solo i giovani, la gara dei giovani, che poi l'hanno corsa in 3 o 4 equipaggi, tra l'altro c'era mio fratello che aveva vinto negli juniores. E le Frecce Tricolori per fortuna hanno un po' ravvivato, perché c'era pieno di gente che non si aspettava una fine così nel 1981, però è andata così. E premetto questo, che quell'anno lì noi negli junior eravamo fortissimi, avevamo vinto tutte le gare, e quindi si rinunciò a vincere, perché si vinceva noi senz'altro, e si rinunciò a fare quella gara proprio in rispetto della mia persona, e vinse il Cadimare. Venendo indietro ci fu il sindaco che disse anche meno male che il Cadimare onora il Palio e bla 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 bla, tanti discorsi che poteva farne a meno, però il Cadimare vinse con gli junior, che poi però lo pagò l'anno dopo, perché gli avevano squalificato 2 vogatori, e quindi noi con il solito equipaggio che
si poteva vincere negli junior, si vinse nei senior e per qualche anno siamo stati abbastanza bravi di mantenerci questi arrivi che erano importanti per noi, perché ci viviamo del Paglio e quindi questo è il Paglio, insomma. Questo ha determinato il fatto che noi siamo stati squalificati 2 anni dopo quelle vicende da Vogatori. Noi potevamo vincere il 4° Paglio a 23 anni e siamo stati squalificati 2 anni. Non abbiamo fatto quello che avevamo praticamente già vinto l'anno successivo e fino all'87 probabilmente lo vincevamo, perché poi il filone di vittorie poteva arrivare addirittura fino all'87. E invece l'altra persona coinvolta è stata squalificata a vita, che però era un dirigente e quindi non gliene poteva fregare di meno un dirigente di essere squalificato a vita. Per quello mi dispiace tanto, proprio perché questa cosa qui mi ha fatto praticamente smettere di vogare, me e il mio equipaggio, perché abbiamo fatto poi 2 anni di ferma, l'81 non disputato, l'82, l'83 siamo riandati lì dopo 2 anni fermi, abbiamo fatto secondi, però abbiamo deciso di provare a vincerlo prima di ritirarci, ci siamo riusciti nell'84 e poi a 25 anni, vincendo 4 pali, abbiamo smesso di vogare.